SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. L'Emilia-Romagna resta in zona rossa almeno fino a Pasqua. Bonaccini intanto si dice favorevole alla riapertura delle scuole. I dati confermano il trend stabile. 2.200 nuovi positivi al Covid e 34 decessi. Calano i ricoverati nei reparti ordinari, ma a Bologna muore una ragazzina gravemente malata di 11 anni. Torna alla normalità il servizio di elisoccorso del 118 Romagna. Abbiamo fatto visita a Ravenna alla base operativa. Ai nostri microfoni gli operatori raccontano come sono andati questi mesi, le difficoltà e le prospettive. Il vaccino anti-Covid è stato fondamentale. Un rider ventenne, originario della Tunisia, sventa un furto e fa arrestare un ladro. Succede a Bologna e in manette finisce un 47enne che si era introdotto in un bar. Il giovane lo ha anche inseguito, prendendosi calci e pugni dal malvivente. La giunta comunale uscente di Rimini presenta alcune novità sul fronte della mobilità urbana dolce. In cantiere ci sono 4 nuovi sottopassi ciclopedonali e un ponte. Gli interventi rientrano nel percorso iniziato dall'ente locale già da diversi anni. A Forlì invece il tema è quello del terzo lotto della tangenziale. Il comune ha annunciato la volontà di voler cercare una soluzione al progetto per andare incontro in particolare alle richieste dei residenti della frazione di Vecchiazzano. Infine lo sport, il calcio. Senza 10 effettivi, il Cesena ospiterà domenica il Legnago tra le mura amiche dell'Orogel Stadium. Dino Manuzzi, mister William Viali, volta pagina e sogna una vittoria da dedicare ai tifosi. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A tutti voi ancora una volta buonasera dalla nostra redazione. In primo piano il Covid e vediamo subito i dati dell'ultimo bollettino, perché ci sono stati in 24 ore 2.269 nuovi casi di Covid su un totale di 33.234 tamponi, quindi la percentuale dei nuovi positivi sul numero di test è del 6,8%, l'età media dei nuovi contagiati 43,7 anni. Purtroppo si registrano 34 nuovi decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 400, uno in più rispetto a ieri, e meno 47 quelli negli altri reparti, pari a 3.467. La situazione dei contagi nelle province vede ancora una volta Bologna al primo posto con 546 nuovi casi, seguita da Modena 405, Reggio Emilia 225, Parma 201 e ancora Rimini 194 nuovi positivi, Ravenna 176, Ferrara 164, Cesena 131, Forlì 129, chiudono Piacenza con 58 e il circondario Imolese con 40 nuovi positivi. E quindi la situazione epidemiologica migliora nella nostra regione, ma non abbastanza da allentare le restrizioni anti-Covid. Il ministro della Salute Speranza ha deciso che mezza Italia, Emilia-Romagna compresa, sarà in zona rossa fino a Pasqua, ma la scuola potrà ripartire. L'Emilia-Romagna resterà in zona rossa fino a Pasqua. Il picco della curva pandemica è stato superato, ma in attesa di accelerare con le vaccinazioni ci si muove con prudenza.
Abbiamo avuto un RT che era 1,35 poche settimane fa e ora siamo attorno all'1, però abbiamo ancora i reparti Covid con numeri molto alti, spiega il presidente della regione Bonaccini. Secondo i dati diffusi venerdì dalla cabina di regia nazionale, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte ed Emilia Romagna sono le regioni con la più alta incidenza di contagi. Nel nostro territorio il dato del 25 marzo parla di 349 casi per 100.000 abitanti. In Italia la pandemia dà i primi segnali di rallentamento, ma la situazione è ancora delicata, spiega il ministro Speranza. E così il governo conferma la linea del massimo rigore. Il paese fino al 30 aprile rimarrà chiuso. Niente spostamenti tra le regioni, saracinesche abbassate per bar e ristoranti, riapertura di palestre, piscine, cinema e teatri a data da destinarsi, zona gialla cancellata. Ma arriva una prima apertura sulla scuola. Dopo Pasqua si tornerà in presenza negli asili, alle elementari e in prima media anche nelle zone rosse. La situazione resta difficile, ha commentato Bonaccini, ma è importante che i primi segnali di riduzione della curva pandemica si traducano in passi avanti che partano dalla scuola. È giusto, i giovani e i bambini stanno pagando un prezzo molto alto. Una ragazzina di 11 anni, originaria del Modenese, affetta da patologie importanti, ha contratto il Covid ed è deceduta dopo circa una settimana di ricovero all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Sulla piccola paziente, fanno sapere da AUSL di Modena, il Covid si è innestato su un quadro compromesso da tempo per una patologia grave. In terapia intensiva il suo quadro clinico non è mai migliorato, le sue patologie più già gravi sono state accentuate dal coronavirus. E continuiamo a parlare della pandemia, lo facciamo andando a Ravenna, dove si trova la base dell'elicottero dell'elisoccorso del 118, che sta tornando ad una piena operatività anche grazie ai vaccini. Con la terza ondata Covid torna ad alzarsi in volo l'elicottero del 118 che ha base a Ravenna, ma che serve l'intera area vasta della Romagna. Il 2020, come si sa, è stato un anno molto particolare e gli interventi si sono ridotti parecchio. L'elicottero vola innanzitutto per interventi particolarmente gravi, quindi con pazienti particolarmente gravi, o che sono in luoghi poco raggiungibili da mezzi terrestri. All'incirca la media di interventi annuali del nostro elicottero vanno dai 600 ai 700. Nel 2020 sono calati parecchio e la media si è abbassata all'incirca di 100 servizi contro i 700 di un anno tipo il 2019. Questo dovuto anche al fatto che non potevamo caricare pazienti Covid positivi perché non ci sono le barriere adeguate sul mezzo. Una difficoltà a cui si è riuscita ad ovviare grazie ai vaccini. Gli equipaggi, sia di condotta che quelli sanitari, sono stati vaccinati, quindi di conseguenza si possono fare più servizi rispetto a prima. Anche se l'elicottero individuato dalla regione per i trasporti di Covid positivi è comunque l'elicottero di Bologna che ha protezioni adeguate. E a raccontare l'esperienza di infermiera ad alta quota è Andrea Bartolini. È un completamento del mio iter formativo ventennale ormai qui al 118, dove ho ricoperto comunque una figura sul territorio come infermiera sull'ambulanza, poi in centrale operativa e poi dalla centrale operativa oggi ricopro questa figura come CVS, come coordinatore di volo. Eventi importanti in cui ho partecipato sono eventi comunque dove coinvolti erano anche dei bambini, quindi sono quelli che ti rimangono proprio, diciamo, dentro e ricorderò per tutta la vita. Ignoti hanno rubato alcuni oggetti dalla tomba di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata il 6 febbraio scorso nella sua abitazione di via Corbara a Faenza. A lamentarlo attraverso un post sul proprio profilo Facebook è stato il compagno della defunta, il faentino Stefano Tabanelli. Vorrei ringraziare colui o colei, dice ironicamente in questo post, che oggi nella tomba di Ilenia Fabbri, la mia futura moglie, ha asportato il cuore di ceramica, il gattino di ceramica, un cuoricino di legno, un piccolo vasetto a forma di anfora. Per il delitto della 46enne si trovano in carcere, come sapete, il 53enne Pierluigi Barbieri, di origine cervese ma domiciliato nel Reggiano, sicario reo confesso, e il 54enne Claudio Nani, ex marito della vittima, è inquadrato dalla polizia come presunto mandante.
E ieri sera, e siamo a Bologna, un rider di 20 anni ha scoperto un ladro in un bar in zona Quadrilatero e ha chiamato la polizia, che dopo un inseguimento lo ha arrestato. In manette è finito un 47enne italiano che risponderà di rapina aggravata ed evasione. Prima ha scoperto il ladro, un 47enne italiano che si era introdotto in un bar di via Caprarie e ha subito chiamato la centrale operativa del 113. Poi, quando l'uomo ha tentato la fuga con il bottino, lo ha seguito comunicando in tempo reale tutti gli spostamenti alla polizia, che alla fine ha arrestato il malvivente. Protagonista un rider di 20 anni di origine tunisina che, nel tentativo di fermare il 47enne, è stato anche aggredito con spintoni e pugni. Tutto è iniziato intorno alle 22:40, quando il ciclofattorino di passaggio nella strada ha notato nel bar chiuso un uomo che rovistava all'interno. Dalla finestra di vetta ha capito che era entrato da lì e ha subito avvertito la polizia. Il ladro ha fatto scattare l'allarme del locale e, una volta preso un contenitore con delle monete, è scappato. Il rider lo ha inseguito dando informazioni agli agenti, anche loro, sulle tracce del ladro. Quando il ventenne lo ha raggiunto, il 47enne lo ha spinto e lo ha colpito con alcuni calci ed è stato fermato dalla polizia. La refurtiva consisteva in alcune carte di credito e blister portamonete del valore complessivo di 10 euro. Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo aveva precedenti alle spalle ed era sottoposto alle detenzioni domiciliare. È così stato arrestato per rapina aggravata ed evasione. Licenza sospesa per 15 giorni a Rimini ad un hotel ritenuto base operativa per lo spaccio di droga in città e in cui all'interno sono stati trovati diversi stranieri non registrati, due dei quali clandestini. Gli agenti della Polizia di Stato durante il blitz hanno scoperto 17 ospiti, di cui 16 con precedenti di polizia. Secondo quanto è emerso, il titolare della struttura tollerava tale situazione, tanto che gli alloggiati avevano adibito alcune camere al confezionamento e al deposito delle sostanze stupefacenti. I clienti spesso venivano direttamente in albergo per i loro acquisti. È stata inoltre verificata la totale assenza di misure anti-Covid. Il questore di Rimini, applicando l'ex articolo del TULPS, ha chiuso temporaneamente la struttura per motivi di ordine pubblico. Restiamo a Rimini perché si allarga la rete di piste ciclabili. Il Comune ha presentato i progetti per la realizzazione di 4 sottopassi e un ponte ciclopedonale. E dal 2011 al 2021 sono stati realizzati, o sono in procinto di essere completati, qualcosa come 50 chilometri di nuove piste ciclabili. Partivamo da un dato di 78,48 chilometri nel 2011 e arriveremo a 129 chilometri. Il Comune di Rimini ha fatto il punto sui progetti per l'estensione della rete ciclabile della città. In particolare saranno realizzati 4 sottopassi ciclopedonali per scavalcare la statale Adriatica e connettere i quartieri più periferici con il mare. Sarà poi realizzato un nuovo ponte ciclopedonale nel quartiere Grottarossa, parallelo alla strada Consolare San Marino, per connettere i due argini dell'Ausa, un investimento da 500.000 euro finanziato dal Ministero. Per fine maggio poi è previsto il completamento dei lavori di tutto il parco del Mare Nord, comprese le ciclabili. A Rimini, da molti anni ormai a questa parte, la transizione ecologica nella mobilità sostenibile è davvero già concretezza. Perché noi non vogliamo mettere tutti i riminesi su due ruote. I riminesi decideranno liberamente se andare su due ruote o meno, però quello che abbiamo voluto fare è mettere nelle condizioni i nostri concittadini, ma anche i turisti, di poter utilizzare al meglio la mobilità ciclabile. A Forlì invece il Comune ha annunciato di voler cercare una soluzione al progetto del terzo lotto della tangenziale per andare incontro alle richieste dei residenti, in particolare della frazione di Vecchiazzano. Apportare delle modifiche al progetto definitivo per trovare una soluzione tecnica perseguibile per salvare via Cangini e soddisfare le richieste dei residenti. È questo l'obiettivo di tutta l'amministrazione comunale di Forlì nella vicenda del cosiddetto terzo lotto della tangenziale, il nuovo tratto che andrà a collegare la frazione cittadina di San Martino in strada con quella di Vecchiazzano. È da diversi mesi che abbiamo un'interlocuzione proficua con i tecnici di ANAS e con i tecnici del Comune, che stanno elaborando una variazione rispetto a quello che era il progetto definitivo approvato nella primavera 2020 del terzo lotto della tangenziale, il lotto che collega appunto San Martino al polo ospedaliero. Il fatto che ci siano state probabilmente risorse aggiuntive a questo progetto ci permette di variare il tracciato,
pur rispettando le normative che erano molto restrittive rispetto a questo progetto, ci permette però di modificare il tracciato in modo e maniera di riuscire a bypassare quella che era la criticità che ci aveva sollevato il quartiere di San Martino, e cioè di tagliare la famosa via Cangini con una galleria che avrebbe appunto interrotto il percorso di collegamento fra il quartiere di San Martino e la città di Forlì. Cambiate anche le tempistiche per l'inizio dei lavori. Questo lavoro sicuramente sta portando allo slittamento di qualche mese rispetto all'approvazione del progetto esecutivo e all'indizione della gara che poi dovrà andare a trovare l'appaltatore. Quindi slittando di qualche mese si pensa di poter arrivare nel 2022 a posare la prima pietra. Torna questa notte l'ora legale, quindi alle 2 le lancette andranno spostate avanti di 60 minuti. L'ora legale arriva dopo l'equinozio di primavera e terminerà l'ultima domenica di ottobre, quando si tornerà a quella solare. Il 2021 potrebbe essere però l'ultimo anno in cui accade tutto questo, perché da tempo se ne sta discutendo in Europa, valutando gli scompensi registrati nelle abitudini di sonno e il vantaggio del risparmio economico derivato da un'ora di luce in più nel pomeriggio. E si è chiusa la settimana della legalità organizzata dalla Regione Emilia-Romagna, che ha visto la partecipazione di personalità come Nando Dalla Chiesa e Piercamillo Davigo. Allora ascoltiamo i loro interventi. Oggi l'impresa è indubbiamente più pervasiva, più capace di allargarsi, di diffondersi, è l'impresa di origine ndranghettista, perché la ndrangheta è tra le tre grandi organizzazioni criminali quella che sta affermandosi maggiormente a livello europeo, a livello internazionale, sicuramente considerata la più potente in Italia, e ha fatto del nord e in particolare della Lombardia e dell'Emilia Romagna le sue nuove basi di accumulazione economica e di accumulazione di potere e di relazioni sociali. Dal 19 al 26 marzo si è svolta in versione online la settimana della legalità, curata dalla Giunta e dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna insieme ad ANCI e UPI. 7 giorni in cui si è parlato di lotta alle mafie, cittadinanza attiva e buone pratiche per riconoscere le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastarle. In Italia sono stati uccisi nell'esercizio a causa delle loro funzioni nella storia della Repubblica 28 magistrati. È un dato che non è presente in nessun altro paese europeo. Questa vicenda va avanti ininterrottamente da un secolo e mezzo, con risultati negli ultimi decenni molto più soddisfacenti, ma comunque non ancora sufficienti a sradicare questa malapianta. C'è un tessuto che vuole respingere fortemente le infiltrazioni mafiose, e allora crediamo che stimolare l'impegno tra istituzioni pubbliche e private, associazioni e cittadini sia fondamentale. Sono momenti di incertezza per il mondo della cultura, particolarmente colpito dalle continue chiusure dovute ovviamente alla pandemia. A Forlì si stanno pianificando spettacoli ed eventi all'aperto in vista dell'estate, ma anche altri incentivi per poter aiutare gli operatori nella ripartenza. Il mondo della cultura è stato particolarmente penalizzato da questo momento di emergenza sanitaria. Cosa sta facendo il Comune di Forlì per far ripartire questo mondo anche durante e soprattutto il periodo estivo? Siccome viviamo alla giornata e non sappiamo mai se saremo aperti, rossi, gialli, verdi o blu, e i nostri colori cambiano a ritmo di settimana in settimana, è inutile sperare, è inutile pensare che si possa fare qualcosa al coperto e al chiuso, per cui il Comune ha investito pesantemente per fare un'arena estiva che l'anno scorso fu un successo, oltre 15.000 persone vennero nelle serate aperte, ha allungato il periodo di programmazione e dal 1° di giugno fino a metà di settembre ogni sera ci sarà qualcosa, quindi saranno oltre 100 giorni di programmazione estiva all'aperto, in piena sicurezza Covid, qualunque sia la situazione del colore della regione. Ci saranno anche degli incentivi da parte del Comune a queste associazioni?
Abbiamo fatto due tipi di incentivi. Il primo, vabbè, da sempre le convenzioni triennali con una serie di organizzazioni che per 3 anni hanno la possibilità di programmare, e allora abbiamo chiesto di fare anche iniziative dentro l'arena estiva inerenti appunto agli spettacoli. E poi al 30 di novembre è scaduto il bando, in cui abbiamo chiesto a tutti quanti di avere di proporre iniziative da mettere dentro quest'arena estiva, e quindi oltre ad essere gratuito l'accesso dentro l'arena per chi fa lo spettacolo, avere anche un finanziamento. La linea ora passa alla nostra redazione sportiva. Grazie Ludovico per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Partiamo dal calcio: in piena emergenza infortuni, il Cesena torna tra le mura amiche dell'Orogel Stadium di Manuzzi. Domani alle 15 i bianconeri ospiteranno il Legnago. Andiamo a sentire il tecnico William Viali. Al di là dell'appeal che possa presentare una squadra rispetto a un'altra in questa stagione, penso che sia abbastanza relativo. Incontriamo squadre che, per un motivo o per l'altro, hanno grandi obiettivi loro. Noi abbiamo i nostri, loro hanno i loro. Quindi troviamo una squadra viva, che dal cambio d'allenatore comunque ha fatto 3 risultati consecutivi, una vittoria e 2 pareggi, una squadra che si è riaccesa e le sue cose le sta facendo bene. Quindi non mi aspetto niente di diverso di una partita come tutte le altre, al di là del nome dell'avversario, una partita che noi faremo in qualsiasi modo per provare a portarla a casa, per provare a vincerla con le nostre caratteristiche, al di là di quelle dell'avversario. Al di là di quanti siamo, di quanti non siamo, domani veniamo in uno stadio fantastico, è vero, senza la nostra gente, però stadio bellissimo, con una maglia storica e gloriosa. Siamo 11 contro 11. E quindi solo questo basta per cercare di voler vincere la partita a tutti i costi, perché questa squadra se lo merita e la nostra gente se lo merita, al di là di tutte le lamentele, le cose che non ho voglia di stare a elencare, perché se no staremo a parlare tutta la conferenza dei problemi che abbiamo e non mi interessa. Io i problemi voglio allontanarli e voglio pensare che domani abbiamo una grande occasione per ripartire e riaccorciare la nostra classifica. Il turno della 33esima giornata di Serie C sarà un confronto testa a coda per il Ravenna. I giallorossi, ultimi in classifica, faranno visita alla capolista Padova. Sentiamo il commento alla vigilia del vice allenatore Fabio Buscaroli. Ogni partita adesso è talmente importante, noi abbiamo bisogno di fare punti contro chiunque, che Padova o un'altra squadra ha poco interesse. È logico che Padova sono primi in classifica, ci mancherebbe, che sappiamo anche noi che Sarà difficile, però non ci precludiamo nulla, visto comunque la prestazione che abbiamo fatto a San Benedetto. Credo che abbiamo dimostrato che possiamo fare punti dovunque, pur sapendo che domani sarà molto difficile. Mercoledì comunque credo che abbiamo creato diversi presupposti per fare gol, poi per un motivo o per un altro la palla non entra, però sarei magari stato più preoccupato se non avessimo creato i presupposti per fare gol. Invece i presupposti ci sono stati, la palla non entra. È un peccato, perché non raccogliere magari quello che magari meriti è un peccato, però diciamo che le prestazioni di mercoledì comunque ti devono dare ancora più fiducia e consapevolezza. Cambiamo argomento, parliamo di basket. Rimini continua la preparazione dopo che la terza giornata del girone A è stata rinviata a causa di casi Covid registrati all'interno dello spogliatoio del San Giobbe chiusi. Per coach Massimo Bernardi l'obiettivo primario è recuperare il giusto ritmo atletico. Massimo, ti chiedo come cambia a questo punto il vostro ritmo di allenamento nei prossimi giorni, e ti chiedo un commento su questo rinvio. Arriva in un periodo, insomma, di grande emergenza per noi, quindi forse anche un po' propizio. Purtroppo il periodo di quarantena, il periodo di inattività ha pesato molto, e dobbiamo ritrovare il ritmo, dobbiamo trovare la condizione dei giocatori. Dobbiamo trovare il nostro sistema di gioco, e quindi abbiamo tanto bisogno di allenarci bene, mettere minuti di energia, di gioco nelle gambe, per poter fare il nostro lavoro, il nostro gioco.
ti voglio fare una domanda su queste prime due partite con le squadre toscane. Ti aspettavi una, come dire, un'aggressività, una, anche a livello di ritmo così alta per tutta la durata della partita da parte di queste squadre? Sapevamo benissimo quali sono le caratteristiche di queste squadre, è solo che noi non, in queste due partite non eravamo pronti. È molto semplice, non puoi stare fermo come dicevo prima. Quarantena due settimane senza allenamenti, facendo solo le scale di casa, un atleta professionista, insomma, non funziona così. È tutto per lo sport, Ludovico, a te la linea. Grazie al nostro Marco Rossi, ora vediamo insieme le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La settimana si concluderà con maggiori schiarite nella nostra regione. Infatti, dopo la nuvolosità diffusa della giornata di oggi, quella di domani vedrà schiarite a tratti ampi. Tuttavia, a risveglio avremo nuvolosità sulle pianure con qualche banco di nebbia. Durante la giornata i cieli risulteranno da poco a molto nuvolosi, ma le schiarite non mancheranno. La ventilazione si presenterà debole, i mari tendenzialmente calmi. Le temperature saranno in aumento, le minime oscilleranno tra 7 e 10 gradi, i valori massimi invece saranno generalmente compresi tra 14 e più 19 gradi, in ulteriore aumento nei prossimi giorni, quando assaporeremo un assaggio di tarda primavera. Infatti tra martedì e la giornata di giovedì potremo toccare punte di 25-26 gradi, quindi temperature davvero molto sopra le temperature attese appunto in questo periodo. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E questa sera alle 21 su Teleromagna Canale 14 continua il viaggio musicale del maestro Luca Bergamini, una nuova puntata di Musica la nostra vita. Allora ci colleghiamo subito con il nostro studio 1 per vedere cosa succederà stasera. Grazie alla redazione di TR24, siamo pronti questa sera, ore 21, terza puntata, La musica, la nostra vita. La grande musica di Teleromagna è pronta per partire, mi raccomando, vi aspettiamo questa sera, ore 21, Musica, la nostra vita. E allora non mancate, intanto è tutto per questa edizione, l'informazione sul nostro network torna domattina a partire dalle ore 8, una buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.